Ben ritrovati, nuovo appuntamento targato Star Casino Sport. Parliamo di nazionali perché è tempo di scendere in campo in occasione delle qualificazioni agli Europei 2024 con l'Italia che, lo abbiamo visto varie volte, scenderà in campo per affrontare la Macedonia del Nord, capitanata dal nuovo CT Luciano Spalletti. Ma il match protagonista e oggetto di questo nostro focus è Georgia-Spagna, perché la Georgia darà sicuramente tutto per riuscire a qualificarsi, visto che non ci è mai riuscita nel corso della propria storia, e al contrario la Spagna è una veterana della competizione. Sono state ben 46 le partite giocate, di cui 21 vinte, 10 perse e 15 pareggiate, e oltretutto gli spagnoli sono anche vincitori di 3 edizioni di questi europei. Ma andiamo, con l'aiuto della nostra spin, a scoprire quello che sarà il nostro protagonista di questo nostro appuntamento targato Star Casino Sport, il nostro personaggio del giorno, che analizzeremo più da vicino anche con l'aiuto delle nostre grafiche. Parliamo di Kvaratskhelia e ne parliamo soprattutto con riferimento al match oggetto di questo nostro focus, Georgia-Spagna. Come finirà il match? Questo è quello che ci siamo chiesti in questo caso, con lo 0-0 che vede un 8% di probabilità, lo 0-1 che vede un 16% di probabilità e lo 0-2 che vede invece un 18% di probabilità. Ma come anticipato andiamo ad analizzare più da vicino il profilo di Kvaratskhelia, un grande protagonista del Napoli di Luciano Spalletti, ma anche dell'era di Rudy Garcia, e qualche curiosità sulla sua carriera proprio in nazionale, perché con la nazionale georgiana Kvaratskhelia esordisce il 7 giugno 2019 a 18 anni nel match casalingo vinto contro il Gibilterra, valido per le qualificazioni a Euro 2020. Realizza il primo gol nella sfida di Nations League del 14 ottobre 2020 contro la Macedonia del Nord, e quindi le reti contro Grecia e Spagna e la doppietta contro la Svezia nelle qualificazioni ai mondiali 2022 in Qatar. Il classe 2001 si rivela poi autentico trascinatore della Georgia nell'ultima Nations League, nel corso della quale segna 5 gol in 6 partite e contribuisce al primo posto nel girone che vale la promozione dalla Lega C alla Lega B. Di qualità Kvaratskhelia ne ha tante, infatti è stato anche soprannominato il Messi georgiano, soprannome che tra l'altro sembra avergli portato bene anche alla luce delle giocate che nella prima stagione al Napoli hanno incantato l'Italia ma anche tutta l'Europa intera. E noi siamo così giunti in chiusura del nostro focus targato Star Casino Sport. Come sempre, grazie per averci seguito.